chiamo Matteo Ragni, sono un architetto di formazione e designer per passione. Mi sono laureato in architettura e nel frattempo mi sono occupato di design in maniera un po' autodidatta, molto naif all'inizio, e ho sempre avuto la passione per il design dei prodotti. Oggi lo studio è un po' cambiato rispetto agli inizi di più di 20 anni fa. Non sono da solo, sono con altri designer, miei colleghi. Il nostro credo è We Design for Better Days. Non ho una metodologia e quando mi chiedono da dove arrivano le idee non so mai rispondere bene. La creatività è qualcosa che è di impalpabile, va stimolata sicuramente. Noi siamo bravi come italiani a vivere un po' la nostra vita in maniera molto, si dice, leggera. Questo credo che sia un po' un piccolo segreto, il fatto di non essere troppo specializzati. Quindi le idee possono nascere quando gioco con i miei figli, piuttosto che quando vado a fare la spesa e guardo cosa c'è nel carrello della signora davanti a me in coda. E tutto nasce dall'analisi di un problema, spezzarlo in diversi micro problemi e cercare di risolverlo piano piano. Allora, spesso il rapporto con le aziende è un rapporto d'amore. Come in tutte le relazioni d'amore c'è anche una fase di magari di stanchezza o di odio ogni tanto. Quando si lavora con le aziende bisogna fare un atto d'amore nei confronti di qualcuno che vuole condividere con te un pezzo di strada. Noi designer siamo abbastanza legati al nostro concetto di ego, quindi solitamente sentiamo sempre parlare di un designer che dice: io ho fatto un oggetto per questa azienda. E invece a me piace pensare che progettiamo con le aziende. Il Moscardino, che è una piccola posata che ho fatto con Giulio Iacchetti ai tempi eravamo veramente molto giovani, abbiamo trovato questo piccolo oggetto come il nostro manifesto progettuale, è stato premiato con Passo d'Oro, tutte queste cose che fanno sempre bene al nostro ego, ha cambiato la nostra vita, credevamo che arrivassero tantissimi clienti dopo il Passo d'Oro, cosa che non è assolutamente avvenuta, e questo fa veramente pensare che i premi sono la conferma di una qualità di un progetto, ma non sono l'arrivo di questo percorso. Sicuramente è un piacere ricevere dei premi, non posso negarlo, però bisogna sempre stare con una tensione progettuale molto alta. E il fatto che si vengano dei premi, ci siano dei riconoscimenti, fa piacere e vuol dire che la strada che stai percorrendo è quella giusta. Che ho un'affezione a questo premio, che quando ti dicevo, quando arrivavano questi ancora preposto, questi bandi di concorso con questo logo, ti batteva un po' il cuore perché era come dire un invito a una festa particolare. Mi piace pensare che ci sia un cambio generazionale, quindi di conseguenza mi piace essere dall'altra parte della barricata una volta ogni tanto, e quindi il fatto di essere chiamato come giurato mi ha riempito di onore e spero di essere un giudice imparziale. Sono un po' stufo di pensare al design come il disegno di tavoli, sedie, lampade, posate, eccetera. Credo che il design oggi abbia un'accezione molto più ampia e la sfida del futuro è quella di progettare sistemi più che prodotti. La figura del designer è come una sorta di consulente, che è una brutta parola, ma un partner per le aziende per cercare di sondare il futuro attraverso l'occhio del progettista, quindi non con l'occhio dell'imprenditore che spesso e volentieri è molto concentrato sull'oggi. Aiutarlo magari ad aprire il raggio di visione e guardare un po' oltre